Forse se riesco a parlare senza microfono mi attrezzo un pochino meglio. Scusatemi, sto seduto per problemi, diciamo così, tecnico-sanitari. Allora, sono... vediamo un po', eh. Credo che la mia voce si senta, eh? Riuscite? Allora, sono un medico come la Silvana e mi occupo in particolare però di due argomenti, sia di famiglia che di scuola. Sono anche presidente dell'Associazione Famiglie Numerose Cattoliche. E qua è la prima, così, la prima stortura, se volete. Pensate che questa definizione di famiglie numerose cattoliche, questo cattoliche ci è stato chiesto verbalmente di levarlo da parte della CEI. Anche uno dice, è quasi folle una cosa di questo tipo. Ovviamente noi abbiamo detto, noi nel nostro statuto abbiamo definito e detto che siamo profondamente fedeli alla Chiesa, però ce lo devono scrivere, dopodiché noi lo facciamo, non ce l'hanno mai scritto, perciò ancora manteniamo questo. Dicevo, sono medico e mi interesso soprattutto di quello che è la questione familiare, la famiglia e l'altra agenzia educativa, la scuola. Mi occupo in particolare delle patologie degli insegnanti, che è la seconda agenzia educativa, quindi famiglia e scuola. Vi dico subito brevemente che le patologie professionali degli insegnanti, udite udite, sono all'80% di tipo psichiatrico. È una roba folle, pensate che non si riesce a farlo riconoscere istituzionalmente, ci negano addirittura i dati da parte del Ministero Economia e Finanze che ha tutti i dati sulle inidoneità degli insegnanti. Però non è questo il capitolo. Perché vi voglio parlare poi delle due agenzie educative? Perché l'attacco è fatto esattamente sulle due agenzie educative, la famiglia e la scuola. Non dimentichiamoci che il 68, il titolo della mia relazione, è basato sui 50 anni. Che cosa è successo? Ovviamente io non posso dilungarmi tanto su quello che è successo, però vi dirò per sommi capi alcune cose che vanno richiamate. Prima di tutto, andiamo con la prossima diapositiva, vorrei avere molto chiaro con voi una questione. La famiglia è come una croce. Ora, ci possiamo fare l'ironia perché è faticoso portare avanti la famiglia, eccetera, ma la famiglia è come una croce e i due bracci della croce, il braccio orizzontale e il braccio verticale, rappresentano il braccio orizzontale i generi, maschile e femminile, il braccio verticale le generazioni, quindi la famiglia è un incrocio fra generi e generazioni. Voi direte, che scoperta, però attenti, perché vi faccio questa schematizzazione? Per farvi capire dov'è la strategia di attacco delle forze, chiamiamole così, del male contro la famiglia. Io vado ad attaccare il braccio orizzontale e il braccio verticale. L'esempio. Prima di tutto, se io attacco il braccio verticale, quello delle generazioni, vado dalla generazione degli adulti, il braccio verticale è anziani, adulti, giovani e figli, se volete, nonni, genitori, figli. Cosa faccio io? Vado ad attaccarlo. Da chi vado? Vado dalla generazione forte, che è quella degli adulti. E dico agli adulti, adulti, voi dovete liberarvi dei pesi. E gli anziani sono dei pesi, siamo arrivati proprio in questi giorni alla DAT, no? La dichiarazione, no? Anticipata di trattamento, ma ancora viene detto, ma liberati anche degli ingombranti figli che non devono nascere perché sono un peso, aborto, e quello già venne nel 78. Allora vedete come è strategica questa azione veramente malefica dell'andare a colpire, andare a toccare la generazione forte, quella degli adulti, dando gli strumenti per attaccare le altre due generazioni, quindi creare un conflitto all'interno. Quello che col gender succede è esattamente l'attacco al braccio orizzontale. Io metto i generi contro. Maschi contro femmine, perché non siete più complementari, perché potete fare da soli. E poi arrivo ad anticipare una cosa che secondo me giustamente diceva prima Angelo, non gliene frega assolutamente niente a nessuno degli omosessuali, però gli omosessuali sono utilizzati per che cosa? Perché se io a un certo punto dico che possono fare famiglia,
possono avere il diritto al figlio, ma poiché il figlio non lo procreano, come giustamente ci ricordava Silvana anche nell'intervista rilasciata prima, io a questo punto posso, anzi sono legittimato a andare a prendere le provette, mischiare i due gameti e ad affittare gli uteri, e quindi apro un business colossale. Tutto questo mira solo ed esclusivamente ad un business. Andiamo avanti. Piccola cosa che mi pare però molto carina. L'agenzia educativa, famiglia e scuola, come è agganciata? Guardate, questa è spettacolare. Qua ci aiuta il latino. La madre si dice mater, padre pater. Uno si deve chiedere che cos'è la desinenza ter, che hanno in comune la madre e il padre. Il ter è il terzo, vuol dire terzo in latino. E chi è il terzo fra la madre e il padre? Non ditemi l'amico di famiglia, ma è invece il figlio. Allora, la madre e il padre, per il figlio, per ter, vogliono di più, che il latino è magis. Se io aggancio il magis al ter, ecco che viene fuori la parola magister. Cioè il maestro, l'insegnante, ecco perché a me questo triangolo educativo interessa tantissimo, è proprio quello che porta alla formazione dell'individuo. Allora io che cosa voglio fare? Se io sistema, voglio creare non degli individui, ma delle persone che sono svincolate da tutte e da tutti, io le costruirò in provetta, li affiderò a qualche utero in affitto, a dei genitori che chi se ne frega se sono omogenitoriali oppure sono etero, eccetera, però farò così. Oh, un'altra cosa, Silvana, chi ha inventato tutto questo e non c'avevano le provette, ma lo facevano addirittura attraverso le persone, furono nel 37 i nazisti col progetto Lebensborn. No? Dove le SS fecondavano le ragazze che si davano disponibili, venivano sgravate, andavano a partorire nelle case, in queste case Lebensborn in Germania, i bambini erano i bambini dello Stato, venivano affidate delle famiglie che li crescessero. Quando è crollato il nazismo, e lo trovate su questi, tutto lo trovate su YouTube, queste interviste ai cosiddetti figli Lebensborn. La gran parte, ovviamente, quando è crollato il regime, sono morti, suicidi, etilismo, droga, perché non avevano riferimento. Quindi l'obiettivo oggi è quello sempre di più di attaccare la famiglia, ed è quello che noi vediamo. Vi voglio far vedere una piccola cosa, questa è carina, la conoscete, avanti, ma questo è una cosa, che è un parallelo che ho fatto per cercare di capire la differenza fra il 68 e l'attacco alla famiglia oggi. Guardate quali sono le differenze. Innanzitutto, prima di tutto, nel 68 scontro tra generazioni, c'era la generazione dei padri contro la generazione dei figli. Oggi è l'attacco ai generi, maschio e femmina. Allora il target erano i maggiorenni, erano le università, il maggio francese col 68 per italiano cominciano nelle università. Oggi è l'indottrinamento dei minori, ricordate quanto vi ha fatto vedere Angelo prima. La scuola come obiettivo, la scuola in questo caso è come strumento, nella scuola si deve spiegare la cultura del gender. La simmetria educazione-insegnante viene sostituito dalla nuova ideologia gender. Ancora il vietato a vietare è la discriminazione, cioè il vessillo, siamo discriminati. Sesso senza riproduzione, siamo alla riproduzione senza sesso. La distruzione della famiglia patriarcale, stessi diritti, famiglia a tutti, a tutte le famiglie. Tutto è famiglia. Strategia di piazza, strategia invece virale di gruppi LGBT. Coinvolgimento delle masse, nel 68, invece oggi un'azione precisa di lobbying LGBT. Le maggioranze parlamentari, perché che cosa facevano? Erano le responsabili. Pensate alle riforme, adesso vi accenno brevemente alle riforme fatte, per esempio la legge sul divorzio nel 2 dicembre del 1970, la legge Baslini-Fortuna, ovviamente fu fatta dal Parlamento. Oggi vengono fatte tutte dai burocrati e dai funzionari della UE in particolare. Le riforme epocali, appunto divorzio, aborto, data oggi, oggi si ottengono attraverso non più legge ma attraverso decreti circolari. Effetti a medio termine di allora sono sostituiti con effetti immediati.
Allora, due parole per dirvi quello che è successo in 50 anni. Noi non ce ne rendiamo conto, ma è bello andare a rivedere un pochino questo. Vi terrei delle ore, non lo posso fare, però vi dico solamente questo. 1961. Viene scoperta la pillola anticoncezionale, la Enovid, commercializzata negli Stati Uniti. Nel 1965 ci si attende che alla chiusura del Concilio Vaticano II, quindi vedete che qui inizia purtroppo quello che Paolo VI chiamava il fumo nel Tempio, dice nel 1965 si chiude il Concilio Vaticano II, ci si aspetta molto da questo, ci si aspetta che ai cattolici venga consentito l'uso dell'anticoncezionale. Invece nel 1968, il 25 luglio, è commovente, nel 1968, il 25 luglio, Paolo VI promulga l'umanità, nella quale dice: non è possibile disgiungere il significato unitivo da quello procreativo, qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita. Paolo VI, nel 68, quando c'era quello che c'era nel 68, a questo momento ha avuto un coraggio da leoni, ma guardate ancora una volta veramente la storia. 10 anni dopo, lo stesso giorno, il 25 luglio del 1978, cosa succede? Nasce Louise Brown, e voi direte, ma chi è? La prima figlia della provetta. Cioè viene sfatato esattamente quello che Paolo VI diceva. Paolo VI diceva: io non voglio che ci sia sesso senza procreazione, ma si arriva direttamente poi alla procreazione senza sesso con la nascita di Louise Brown. Si arriva al 70, del 70 il divorzio, 74 si arriva al referendum sul divorzio, e qui sarebbe bellissimo, tristissimo leggere tutto quello che hanno fatto, ahimè, di male alla Chiesa i cattocomunisti che sono all'interno della Chiesa. Vi dico solamente che solamente una cosa, vi accenno perché sarebbe troppo bello parlarne. Nel 1975 cosa succede? A livello regionale il PC supera la DC. Moro, in occasione dell'aprile del 75, fa un discorso memorabile, e dice, pensate, Moro, un cattolico, fra l'altro per alcuni in odore di santità, dice: la ritrovata natura popolare del partito induce a chiudere nel riservo della coscienza certe valutazioni rigorose, certe impostazioni di principio che erano proprie della nostra formazione in una diversa stagione della vita sociale, ma che ora fanno ostacolo alla comunicazione con le masse e alla collaborazione di governo. Prevarranno dunque la duttilità e la tolleranza. E lo stesso, quindi questa è l'apertura drammatica all'aborto, che è completata dalla Corte Costituzionale, che sancisce con la sentenza numero 27 del febbraio del 75, sancisce e scrive: non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione, che persona deve ancora diventare. È aperta l'autostrada, purtroppo, anche per i fatti di Seveso, dell'ICMESA, dove vengono abortiti 33 bambini, un numero ovviamente che ci richiama qualche cosa, ma che non viene a di 33 bambini abortiti, nessuno con una malformazione. Corro, arriviamo al 78. Il 78 è il maggio, il 22 maggio, siamo a legiferare sull'aborto. Ebbene, in questo noi dobbiamo solamente ricordare che nell'81 viene fatto poi il referendum. Questa volta il referendum è perso, non 60-40 come quello del divorzio, ma viene perso in modo rovinoso, 70-30. Nell'81 si svolge il referendum, 2 settimane dopo l'attentato a Giovanni Paolo II in San Pietro. Ci si aspettava un grido forte, imperioso,
di riscatto del popolo cattolico e venne quel disastroso risultato. Il Papa nel 1981, sei mesi dopo questo risultato disastroso, scrisse l'esortazione apostolica per noi più importante, che è la Familiaris Consortio. E vi dico solo una cosa, guardate, bellissimo. Se io vi chiedessi, a voi tutti, pensateci al volo, qual è la parola opposta a divorzio? Qual è il contrario di divorzio? È consorzio. Spettacolare. Il Papa ci scrive la Familiaris Consortio e nella Familiaris Consortio ci dice, ci dà una ammonizione che vale ancora oggi e ci dice: famiglie, o voi partecipate all'attività politica e sociale di questo paese o vi troverete a vivere i mali cui vi siete limitati ad assistere. Salto tutto, tutto quello che viene dopo per arrivare ai giorni nostri. Signori, questa è la storia. Peccato che non avere il tempo di parlarne, ma dobbiamo chiederci, la domanda più cruda è: dove eravamo noi quando tutto questo succedeva e abbiamo fatto il nostro ruolo? Io voglio ringraziare intanto Angelo Mandelli che ha organizzato questo. Voglio ringraziare Giorgio Cenzi per il suo impegno quotidiano. Ci siamo spesi tante volte di fronte alla Mangiagalli, dove ho lavorato per un anno al Centro di Aiuto alla Vita. Voglio ovviamente fare un ringraziamento particolare alla collega Silvana e augurarle veramente un buon lavoro, e ti garantiamo un nostro sostegno. Grazie ancora.